chitarra che nel 1973, dopo una caduta alla curva della Quercia sul circuito di Misano, Massimo Tamburini, appassionato da sempre di moto, decise di modificare la sua Honda 750 Four, realizzando così la prima Bimota e di darle il nome di Bimota HB1. Paolo, ti sono venuto a trovare con un MV mica a caso. Massimo Tamburini, che ha realizzato quella bellissima moto che hai presentato, è anche il fondatore della Bimota. Nonostante l'uscita di Bianchi, meno male che hanno mantenuto il nome Bimota, perché solo Mota non era bello. Non era bello, no, è rimasto sempre la nomenclatura di Bimota, che sono le iniziali di Bianchi, Morri e Tamburini. Valerio Bianchi, che uscì quasi subito dall'azienda, non è mai entrato in quella che sarà poi dopo l'azienda motoristica. Ti faccio subito una domanda, perché poi tutti se lo chiedono: perché le sigle della Bimota sono così particolari? Facciamo un esempio: SB2 identifica la S, che sta per Suzuki, quindi la motorizzazione della moto, B, Bimota, e 2 non è la cilindrata ma è il modello, quindi il secondo modello. Abbiamo in precedenza un SB1 e successivamente un SB3, primo, secondo e terzo modello. Paolo, qui è tutto meraviglioso. Sarebbe da guidarle tutte, magari un giorno lo faremo, ma oggi da cosa partiamo? Allora, oggi guarderemo e proveremo due moto fantastiche che hanno fatto comunque la storia di questo marchio. E è una alle tue spalle, è una IB9 SR, quindi abbiamo una motorizzazione FZR600, è una delle moto più prodotte di Bimota, ma allo stesso tempo una delle più belle e che ha vinto anche di più nella storia del marchio. Dopo andremo a provare una motorizzazione tutta italiana, quindi Ducati, e una Bimota ciclistica italiana e motorizzazione italiana, una IB2 SR, una versione veramente rara ad iniezione. Che è quella che poi è la grande sfida delle due ruote mondiali, Italia contro Giappone. Italia contro Giappone. Abbiamo queste due motorizzazioni che sono quelle tutta italiana e una italiana e giapponese. Quanto ben di Dio qua dentro. Antonio già si è messo il casco, vuole uscire con le moto, però prima dimmi qual è il segreto di Bimota. Il segreto di Bimota sicuramente è la grande passione di tutti quelli che lavoravano all'interno e poi la ricerca continua di perfezionare quello che sembrava perfetto. Sono passati da termoidraulica a produttori di motociclette. Raccontami. Sì, praticamente Massimo Tamburini, con la sua grande passione per le moto, è riuscito a coinvolgere prima il socio Giuseppe Morri e anche tutti i dipendenti, perché lì non c'era né sabato né domenica, era una cosa di passione. E inizialmente da piccoli produttori di particolari per moto sono riusciti a realizzare delle ciclistiche, delle moto intere che sono diventate le migliori moto al mondo. Ancora carica la batteria. Carichissimo. Caro Paolo Girotti, proprietario di Bimota Classic Parts, so che tu hai realizzato un sogno, anche se questo è stato un progetto, chiamiamolo di nicchia, ma tu sei riuscito ad ottenere il massimo. Raccontami. È il mio sogno diventato realtà e da una grande passione che avevo per questo marchio sono riuscito nel 2015 ad acquisire il magazzino storico della Bimota. E da lì ho creato un progetto intorno dove è nato il museo d'impresa Bimota Classic Parts e una raccolta delle moto e dei cimeli più importanti del marchio. Ma è una cosa fantastica. Senti, a proposito di... Paolo, metti in moto che ora che andiamo... È l'ora che andiamo a provare le moto. Gargiulo è bello carico, carico, andiamo! Madonna, fanno il temporale quando passano.
A proposito, lo sapete quale moto ha vinto la prima gara di un mondiale di superbike della storia? Una IB4, proprio una bimota, e la guidava Davide Tardozzi. Incredibile. È del 94, non ti dà subito confidenza, ha carburatori, quindi c'è un po' di on-off del gas, ma se la guidi un po' da ignorante, da pista, poi ti ci abitui e ti diverti, te la godi. È una tavoletta ed è ciclisticamente avantissimo per quell'epoca lì. Sono cresciuto con quelle trasmissioni in cui Di Pillo intervistava Falappa e raccontavano quelle gesta uniche, no? Che arrivava da quella Suzuki 1100. Il telaio è proprio quello che utilizzava Falappa, è sempre quello con una motorizzazione diversa. Questo è uno Yamaha 600, ha circa 95 cavalli, una moto che ancora ad oggi sembra una moto moderna. Questa è una versione carburatori e a differenza dell'altra, naturalmente sull'altra abbiamo un bicilindrico Ducati 900 con l'iniezione. Quindi una moto formidabile, scarichi sottosella e la potenza di 90 cavalli che sono sufficienti per queste strade e per l'utilizzo. Sono entrambe delle sportive, delle puro sangue, quindi anche nella guida caricata sui polsi, le selle minimaliste e quindi dopo un po' fa male, però una cosa fantastica. Ti dico una cosa così, quanto è sexy il colore dei cerchi? Ma sono bellissimi, è un grigio antracite bellissimo. Sempre tutti i colori di Bimota sono stati sempre studiati e per fare degli abbinamenti unici. Tutte le parti in carbonio meravigliose, i condotti dell'Airbox, guarda che roba, bellissimo. Parliamo del 94, nessuna moto aveva questi accessori, il carbonio ancora non era utilizzato come viene utilizzato adesso e allo stesso tempo prende sì dei pezzi di moto esistenti, quindi dello FZR, prende il faro, la luce di posizione, però ha una componentistica di primissimo livello. E alla fine l'obiettivo di Bimota era quello di rendere estrema la ciclistica, quindi è giustissimo così. La dotazione dei freni, Brembo serie Oreo, dischi flottanti in ghisa, insomma abbiamo una componentistica. Si sente, la frenata è molto potente su queste moto qua. Bimota cura le moto anche dove non si vede. No, molte Bimota hanno dei veri e propri disegni, delle grafiche veramente bellissime, che non la facevano invecchiare per 10-15 anni. Quindi delle linee moderne dove gli altri produttori la prendevano come riferimento. Anto, la prossima volta che ti metti a fare Stig dentro a Bimota, io te lo dico perché Antonio si è arrabbiato. Paolo. Scusa. La prossima volta cambio casco. Ecco, va bene. Sinceramente sono un po' stanchino. Un po' tutti. Tutto il giorno brum brum. Brum brum. Sì, non ce la faccio più, ce la fai. Ce la mangiamo. Ti porto in un posto che si chiama cantiere e il sottotitolo indovina qual è? E che ne so io? Officina di cucina. Non ci credo. Ti rendi conto che se ci fanno guidare una Desmo 16? Ma è un mulino, mica sono 30 grammi al peso. Questo hamburger è incredibile.
Crema catalana. Qua ragazzi è un trionfo di cibo, di gioia. È un ristorante che chi passa da queste parti non può non venire. Dai, c'è la miseria che giuro quanto sei forte, è bello di casa. Davvero è speciale. Grazie Almi. Grazie a voi ragazzi, benvenuti. Amici motociclisti e automobilisti, se siete in giro fra queste bellissime strade, Val di Chiana, Val d'Orcia, sud della Toscana, nord del Lazio e Umbria, dovete assolutamente fermarvi qui a mangiare da Andrea, cantiere. Beh ragazzi, dopo il Pampero è tutto più divertente nella vita. Ragazzi, iscrivetevi a Officina di Cucina. Abbiamo cambiato nome al canale. Lasciateci un bel like, anche due, anche tre. Tre like perché noi siamo in tre. Ci siamo divertiti. Tantissimo. Bimota è una cosa proprio quasi succulenta come la birra e cosa. Let's come on to take